Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Hearthstone, ragazzi, perché adesso, oggi, ho deciso di fare un deck con il ladro, ragazzi. Come avrete visto nel video dove ho spacchettato la nuova espansione, se non l'avete visto e volete vederlo ve lo lascio qui sopra in descrizione, ho trovato una carta leggendaria, ne ho trovate soltanto due in tutti quei pacchetti, di cui una è esplorare gli abissi. Onestamente, ragazzi, gli ho dato uno sguardo, era missione gioca 4 servitori con lo stesso nome, ricompensa, nucleo cristallino. Sinceramente il ladro, non essendo neanche una delle mie classi preferite, avevo ricominciato a giocare da poco, mi sto rifacendo tutti quanti i deck e tutto, e oggi sono arrivato al punto che ho detto: ma mi faccio un deck con il ladro, prendo questa carta. E siccome questa settimana ho avuto molti impegni, non ho avuto il tempo di vedere su YouTube se c'è già una guida, qualcuno che ha avuto questa stessa idea, che ha notato questa cosa, perché immagino non sia io l'unico ad aver notato che si può fare così, ed è attivare questa carta, ragazzi, risulta essere estremamente semplice, e oltretutto riesce a condizionare anche la scelta delle carte, cioè possiamo non andare a prendere più creature magari con troppo costo di Elisir, ma mantenerci bassi. Andiamo a vedere un attimo intanto la strategia principale su cosa si fonda. Allora, andiamo nel mazzo del ladro, faccio vedere il deck che uso, ragazzi. Allora, questo, per attivare questa carta, immagino sia stata pensata per far tornare in mano, grazie a Passo nell'ombra oppure a quella carta Giovane Birraio, e la strategia magari era quella di effettivamente far scendere 4 servitori, però siccome si può avere, come sapete, soltanto una coppia, creare una strategia di far tornare in mano questa carta. A me è venuta un attimo un'idea per attivare rapidamente, ma a dir poco rapidamente, questa carta, e bisogna però usare due creature che sono a dir poco fondamentali per adottare questa strategia, che sono la Lucciola di Fuoco, che mette nella mano un elementale 1-2, ragazzi, avrete già capito forse dove voglio andare a parare. Ne usiamo due, quindi riceveremo, una volta scese al solo costo di 1 di mana, riceveremo due di questi elementali, e in più andremo a usare a costo 3 l'elementale Igneo, grazie al quale, alla sua morte, riceveremo ben 2 elementali. Cioè vuol dire che grazie a queste carte noi riusciamo ad avere ben 6 elementali senza dover riportare in mano carte. Se poi noi andiamo anche a riportare in mano delle carte, potremmo arrivare ad averne di più. Ogni elementale costa soltanto 1. Quindi tutta la strategia su cosa si basa? Si basa nel riuscire ad avere queste creature. Quindi andiamo ad utilizzare tutto ciò che ci può far comodo per pescare carte, che oltretutto, le creature, come per esempio l'ingegnera novizia, sono anche ottime, perché una volta che noi riusciremo ad attivare questa carta, non ci sarà più bisogno di avere creature con un elevato costo di Elisir. Quindi a cosa dobbiamo andare a puntare? Ad avere più pesca di carte possibili, così da riuscire ad avere quanto prima la Lucciola di Fuoco e l'elementale Igneo, in modo da attivare questa strategia. Dopodiché, ragazzi, è una passeggiata. Ci ho fatto una sola partita finora e sono riuscito effettivamente a attivarla subito, perché mi rendo conto che su 30 carte, andando a usare ben 4 carte fra elementale e la Lucciola più i vari pesca carta, non è molto difficile riuscire effettivamente ad attivare questa carta sin dai primi turni. Quindi direi, a questo punto, dopo avervi spiegato la strategia, che consiste nell'avere piccole creature, tra cui queste due, diciamo a basso costo, e andiamo a vederlo un attimo il deck, così oltre a potergli fare lo screen lo analizziamo un attimo. Una che fa tornare per forza in mano una carta può fare comodo in una situazione di emergenza, soprattutto all'inizio se manca poco, per riuscire a completare la quest. Poi abbiamo ovviamente Esplorare gli Abissi, due Lucciole di Fuoco, un Pirata Festaiolo, perché a me piace molto, oltretutto costa 1, quindi è una carta che anche nel caso riusciamo a attivare ci fa molto comodo. Sangue Freddo, che è un più 2 più 4 un servitore, non dispiace mai. Il Cacciamare Pittanoro, ragazzi, ne ho solo uno purtroppo, ma come carta mi piace molto, ne avessi due la metterei. Poi il Capo dei Defias, che è un'ottima carta ovviamente. Poi questa, che è la Gastropa dei Testarda, ragazzi, che è davvero una figata di carta, mi piace tantissimo, che anche in late game è davvero beffarda, perché ha veleno 1-2 solo al costo di 2, è davvero potente anche nelle fasi finali, mi piace tantissimo, quindi solo costo 2 va messa. Provocazione, dove è possibile, metti
formula, perché ci aiuta anche a prendere tempo, magari non assorbire i danni. Abbiamo ovviamente l'ingegnere novizia che ci fa prendere carte, il razziatore che ci fa prendere carte per completare la quest, oppure comunque diventa una 5-5, infligge un danno o pesca, quindi sempre per andare a incentivare la pesca, questa che ovviamente è qualcosa anche per salvarci, per pararci un pochino il culo in svariate situazioni dove caccia cartoni particolarmente forti. Pesca una carta, ne mette una copia, ragazzi, se peschiamo fortunati anche con questa abbiamo fatto. Due custodi della pace, che è un ottimo compromesso anche in caso di non attivazione dell'esplorare abissi, ovviamente. Poi abbiamo i due elementali, come detto prima, una forchetta che mi piace perché mette una bella arma, il Moroz, ragazzi, ovviamente Moroz, se lo avete, a me piace come carta, lo uso praticamente in tutti i deck, però se non l'avete si può sostituire anche con qualunque altra cosa, è questa che fondando ai nemici come sempre può essere utile. Lo Psychobot, qui siamo davvero, ragazzi, al limite, veramente al limite della carta che costa, non ho ancora attivato, perché se non riusciamo a attivare con questo deck butta davvero male, dobbiamo riuscire per forza ad attivare quella carta. E poi abbiamo ovviamente Bocca Larga, perché come carta anche questa non ci rinuncio mai. Sparizione fa tornare tutti i servitori in mano a chi li controlla, ragazzi, l'avevo messa prima, però direi che si può anche sostituire, ovviamente pesca 4 carte al 7, e direi di andare a sostituire questa, e direi che ci possiamo mettere a questa qui, perché ha anche bastardina, a furia, a furia del vento, e quindi può attaccare due volte. Direi a questo punto di andare a provare questo deck, facciamoci una partita e vediamolo, se non avete già chiuso il video e state giocando, per provare se funziona questa cosa. Ovviamente non so se già qualcuno, come detto prima, ha messo su YouTube questa strategia, perché salta abbastanza all'occhio, diciamo. Se non lo sapevate, adesso lo sapete e potete divertirvi anche voi nel caso abbiate trovato questa carta, a provare ad attivarla in questo modo. Come mano di partenza direi che non va, perché dobbiamo riuscire ad avere, anche se sono comunque discrete carte, dobbiamo riuscire a prendere da subito qualche focolare. Eccone uno, l'elementale igneo, uno lo siamo riusciti già a trovare, quindi oh, perfetto. Allora attiviamo ovviamente e dobbiamo scendere 4 servitori con lo stesso nome per esplorare gli abissi. Ok, vediamo un po' chi di noi, ragazzi, in questo game è uscito la doppia sfida, e quindi direi di andare subito, entrare subito nel vivo dell'azione, facendo così scendiamo, sì, il pirata festaiolo, ragazzi, sento ispirato di pirata festaiolo. Ok, ok, abbiamo anche l'altro, però possiamo scendere prima questo e quindi andiamo a colpire lui, ci prendiamo un danno, gli andiamo a fare un danno e passiamo. Vediamo un po' se il nostro amico usa la nostra stessa idea. Intanto si pesca un'altra carta anche lui, vediamo quale potenziamento fa tornare il servitore nella propria mano. Sta provando a giocarsi copie di questa carta, la fa tornare di nuovo, gliene sono usciti già 2. Ah, fa tornare un servitore nella sua mano in combo, quindi al prossimo lui attiverà. Ok, allora adesso dobbiamo scendere il primo, facciamo così, poi facciamo tornare questo qui ferito nella mano, lo riscendiamo, ci prendiamo un altro focolare, poi scendiamo un altro di questo, prendiamo lui, mettiamo un altro focolare qui, poi facciamo così, così e passiamo. Siamo a 3 di 4. Spero ti piaccia la mia invenzione. Lui invece ha attivato in questo turno, ok, gli è andata anche bene. Lui inizia da adesso. Ora sono io al comando. E noi attiviamo invece in questo, dove abbiamo tutti questi servitori, ragazzi. Ma fai tornare nella mano chi ti pare. Fai tornare nella mano chi ti pare. Fai tornare nella mano chi vuoi, perché io sto qua ghiotto.
sto qua ghiotto. Allora, facciamo così. Allora. Poi andiamo a distruggere i suoi due servitori. Ci prendiamo un pugnale, scendiamo un altro fuoco, facciamo i rimanenti danni. E per questo turno va bene così. E il prossimo, a meno che lui non si inventa adesso una genialata per spazzarci tutto, è veramente, veramente nella cacca. In un fiume, quindi... Infligge un danno ai salvatori e pesca una carta, ma qualcosa ci rimane. Vediamo un po', qualcosa ci rimane. Qualcosa ci rimane, ragazzi, speriamo rimanga tanta roba. Oh, già sono soltanto 20, però ha finito. Ok. Allora, ci giochiamo questa, ovviamente. E gli andiamo a fare bei ghiotti 20 danni, ragazzi. Ha sentito quel fragrante odorino di sconfitta che arriva quando ti vedi materializzare fiammelle 1-2 che diventano 5-5 davanti alla tua faccia. Mentre sei a giocare a Hearthstone, ragazzi, perché davvero, oltre ad attivarsi rapidamente, così si scendono anche un sacco di creature che, se lui non è buono a spazzare in fretta, praticamente diventano poi, come in questo caso. Prima non è successo così, c'era una sola creatura in campo in quel momento, quindi non è stato spacciato da subito, ma poi tutte creature molto leggere si scendono rapidamente, alcune con provocazione che impediscono anche a lui di farci danno. Insomma, una cosa davvero, ragazzi, OP, a mio parere. OP, quando ho visto questa strategia penso che userò questo mazzo ladro parecchio. Voglio vedere dove riesco a arrivare. Fatemi sapere ovviamente in questo caso che cosa ne pensate, se era una strategia già sputtanata da una vita e ho scoperto l'acqua calda, oppure se non ne avevate mai sentito parlare. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate come sempre un bel like. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.